Io una volta trovai uno che si chiamava Isandro. Isandro. Presente, sì, meglio. Va. Sicché, eh? Visto il tempo. Da, pesante. Tutta la cosa. Ti svegli la mattina un brutto, eh? Quando ti guarda allo specchio poi. Possiamo sapere come ti chiami o lavori per il KGB, data l'intelligenza e ti contraddistingue? Isandro. Ce l'hai l'arte d'identità? C'è una telecamera, può venire su oppure... Isandro. Fammi toccare coglioni, vai. Ti sei mangiato le unghie prima? Sì. C'è un alito graffiante, si sente proprio. Non la sentivo dietro. La seconda parte dello spettacolo era un cinequiz. C'erano dei quiz molto particolari perché io prendevo sempre le persone dal pubblico, c'erano due squadre e già il nome delle squadre era una cosa difficile. Qua, venite pure qua, noi dobbiamo dividere idealmente la squadra, cioè la platea in due parti, per due squadre. Alla banda, come si chiama la vostra squadra che è da qui in là? Puppa. Puppa. Fa piacere, eh? Puppa, sai cosa vuol dire? Certo. Ah, vabbè. Questa è la tua squadra, il Sasso, che si chiama? La squadra? Cioè, quella di qua è Saverio, poi c'è Barbara e Cuccarina, per evidenti motivi. Cuccarina? Come io so il Sasso, voglio dire, disgrazie mia solo a me. Sì, vuoi un succo di frutta? Cosa ti posso offrire? No, se... Non c'è. Vieni, vieni qui. Allora, la squadra si chiama? La squadra non si chiama. Saverio, Barbara, Alessandro. Sì. No, allora, adesso no, praticamente dobbiamo far finta che la Gioconda c'ha questa squadra lì. E il Sasso c'ha quest'altra, capito? Quest'altra squadra. Tutta questa parte della festa, un nome alla squadra. Una scurretta. Cioè uno sforzo. Lo sforzo. Vai, lo sforzo. E invece Alessandro? I blu, come era quella dell'amici. I blu? Cioè i blu e rossi. I blu e rossi? Ma quella è la polifia, cioè... Lo sforzo! I blu! La vostra squadra si chiama? CPT. CPT, cosa vuol dire? Cazzi per tutti. Nome dai, vivace, dai! Le palle mosce. Le palle mosce, un bel nome vivace. Il nome di questa squadra abbiamo detto? I segaioli. I segaioli, beh, fa piacere. Aggiunto al nome delle squadre c'era anche il fatto che c'era un arbitro un po' particolare, perché la prenotazione, cioè diciamo il momento in cui loro dovevano prenotarsi pigiando il pulsante, era abbastanza delicata. Questo non tanto dal fatto che di solito pigiare il pulsante è delicato, quanto il fatto che era il pulsante ad essere molto delicato. Come tutti i giochi, anche noi abbiamo un arbitro integerrimo. Signore e signori, vi presento il nostro notaio. Eccolo qua. Bel applauso al notaio. Benissimo. Una bella soddisfazione, perché insomma... Alta scuola. Alta scuola, eh? È una cosa molto bella. Dunque, avete un pulsante per uno. Ecco, io non sto nemmeno a dirvelo. Vai! Attenzione. Chi è arrivato prima? Lui. Vai, Valentino. Come? Solo uno deve... Scusate, solo uno deve... Caschi di sotto, eh. Poi magari lui deve fare bungee jumping per operarti al casino. Vai. Se
siamo una squadra, lui pigia e noi diamo una risposta comune. No, dobbiamo tutti quanti tuffarci là. Lo so, vuoi... Allora, facciamo una cosa, per voi due, per Valentina e Paolo sono queste due, per Silvia e Davide sono queste altre due. Grazie Alessandro, vi farò delle domande e voi dovete andare a prenotarvi dal nostro pulsante umano, cioè voi dovete avvicinarvi qui e... Mi è toccato il coglione e lui suona, perfetto, il sasso gentilmente, equidistanti, pronti, prova pulsante, attenzione perché si scivola, prova pulsante, 3, 2, 1, via! Ecco, cercate di beccare quello vero, perché se no... Guarda dai, che magari ti piace. Allora, attenzione. 3, il clitone. Fermi, devo finire. Sono 3. Piglia l'abitudine dopo. Vabbè, no. Vero proprio qua, con le ciabatte, perfetto. Allora, Chiara e Marcello, prova pulsante. 3, 2, 1, vai. Perfetto. Questo è un piccano. Un arbitro serio. Come? Abbastanza. Fai una sfilata. Arriva fin lì, bravo. Perché davanti però torna indietro, bravissimo, benissimo. No, stai bene. Un arbitro del nulla, del Fabbro.